oggi fortunatamente il tempo ci ha aiutato, abbiamo 400 bambini che possono visitare lo splendido borgo, abbiamo la fattoria didattica dove imparano a fare il formaggio, il laboratorio del pane, il pan fritto, le castagne, gli antichi mestieri e alcune attività didattiche che riguardano la storia sulla pastorizia lì al circolo polifunzionale. I bambini sono molto interessati, è una cosa che li appassiona, li vedo molto entusiasti e molto felici. È bello anche avere per il borgo un sacco di voci, un sacco di bimbi che corrono a destra e a sinistra, è molto bello. Abbiamo anche pompieropoli, come ogni anno, non ci abbandonano mai e siamo ben lieti di averli, insegnano ovviamente tutta la parte della sicurezza, di quello che può essere il loro lavoro e ovviamente intrattengono i bambini facendo fare loro giochi che comunque insegnano quello che possono essere i pericoli del mondo del lavoro. Circuito dell'acqua, noi siamo il paese dell'acqua, la Santa Vittoria, abbiamo qua un nostro carissimo compaesano che spiega ovviamente tutto il ciclo produttivo dell'acqua e la lavorazione che avviene nel vicino comune di Pornassio, però l'acqua ovviamente sgorga dalle montagne di Montegrosso. Ah, questa mattina siamo qua con i bambini, una giornata con la giornata delle scuole, la giornata didattica appunto, nella quale abbiamo 500-600 bambini che visitano il nostro borgo e scoprono tradizioni di una volta, mestieri di una volta, tutto il sapere della cultura agropastorale di quelle che erano le comunità montane dell'Alta Valle Arroscia. Ci sono dei laboratori veri e propri, concreti, dove i bambini potranno fare un panino, potranno realizzare le loro prime forme di primo sale, dei laboratori nei quali conosceranno i saperi dei mestieri di una volta, quindi vedranno come si faranno i rastrelli, come si producono e realizzano i cavagni, dei laboratori nel quale, appunto, grazie alla presenza dell'acqua Santa Vittoria di Montegrosso, scopriranno come viene realizzata e imbottigliata la bottiglia a partire dalla fonte a Casa Fascei per arrivare poi appunto nello stabilimento di Pornassio. Ovviamente degusteranno il pan fritto e le caldaroste, regine della festa.